uno strano verde e un telaio rosso. Poi noti quel motore con due grossi cilindri tondi, la sella lunga ed il manubrio sport che sembra ti invitino ad abbassarti quando la guidi per sfidare il vento e la corsa. E poi arriva l'aquila sul serbatoio con le ali spiegate, simbolo di quel mezzo meccanico che nasce da una storia fatta di uomini che l'hanno progettata cavandola fuori dalla propria mente senza l'aiuto di intelligenze artificiali, che l'hanno abbozzata sui tavoli da disegno e poi in officina per affidarla ad altri uomini esperti a cui è toccato il non più facile compito di sottoporla ai collaudi più duri, sgrezzandola e perfezionandola per giungere a quel prodotto finito che ha segnato uno dei capitoli più importanti della storia motociclistica. Tutto ebbe inizio dal celebre progettista, l'ingegner Giulio Cesare Carcano, personaggio di assoluta importanza nel mondo della Casa dell'Aquila, entrato a Mandello nel 1936 dopo essersi laureato al Regio Istituto Tecnico Superiore, il futuro Politecnico di Milano, e capace di disegnare tutte le più belle guzzi da corsa, dalla Condor, Dondolino, Gambalunga fino alla 508 cilindri. Senza dimenticare il famoso bicilindrico trasversale a V di 90 gradi, montato per la prima volta sul mulo meccanico 3x3, ma che ancora oggi, seppure in forma diversa, rappresenta la firma dei motori Guzzi. Un colonnello dell'esercito italiano andò da Carcano e gli disse che il Falcone era una moto un po' misera per un corazziere alto 2 metri e che ci voleva invece una moto imponente, una moto forte, resistente e maneggevole. Carcano disegnò quindi la V7 di 700 cm cubici, un bicilindrico a V di 90 gradi, aste e bilancieri e trasmissione finale con albero a doppio giunto cardanico. Era il 1965. Da lì la V7 Special bianca e nera del 67, rivisitata successivamente dall'abilissimo Lino Tonti e che divenne subito la moto delle polizie di mezzo mondo, anche di certi stati americani. Lino Tonti, romagnolo di Cattolica, inizia la sua carriera lavorativa a soli 17 anni, entrando come disegnatore alla Benelli, esperienza terminata in breve tempo per l'imminente chiamata alle armi, dove viene arruolato nel genio aeronautico. Questa fase formativa risultò determinante nelle future progettazioni di Tonti. Durante la parentesi militare si fa infatti una cultura sia in campo motoristico sui potenti propulsori pluricilindrici utilizzati dai bombardieri Savoia-Marchetti, sia sui telai in tubi di lega leggera che formavano appunto la resistentissima ossatura dei velivoli. La partenza degli aerosiluranti e dei bombardieri, comandanti, piloti ed equipaggi, si accingono alla difficile impresa con fredda determinazione e con altissimo spirito combattivo. Nel 49 disegna la sua prima motocicletta 125 battezzata Cigno e prodotta in serie dalla Aermacchi a partire dal 51. Nel 57 passa dalla casa Varesina alla Mondial e subito dopo alla Bianchi. Per quest'ultima Tonti progetta veramente di tutto, motocross, militari, veloci motoleggere tra cui la Sila 175, senza dimenticare le potenti bicilindriche da Gran Premio 350 e 500. Una parentesi nel 64 alla Gilera per poi entrare in Guzzi nel 67 con in tasca il progetto della Vinto, contrazione del suo nome, una 500 da corsa che con Pagani vinse il Gran Premio delle Nazioni ad Imola nel 69 e che nello stesso anno arrivò seconda nel campionato mondiale dietro Agostini e la sua MV. Tra i primi incarichi che vennero assegnati a Tonti ci fu quello di affinare una macchina già di per sé valida come la V7, con la quale la casa di Mandello aveva in mente di tentare la conquista di alcuni record mondiali in modo da avere un forte ritorno di immagine e prestigio.
Vennero conservati il telaio a doppia culla chiusa e il bicilindrico a V progettati da Carcano, ma con carenature integrali, serbatoio in alluminio, grossi carburatori da 38 con tromboncini fatti a mano e rapporti di compressione e trasmissione accuratamente studiati nel reparto esperimenti. Reparto che trovava in Bruno Scola uno dei più abili meccanici ricercatori e che per l'occasione siamo andati a trovare nella sua piccola officina di Mandello. A metà del 68 Tonti mi chiede a me e Casadio, che era il capo reparto della sala prova motori di serie, di cominciare ad approntare un V7 Sport per i V7 Special per i record, perché volevano fare il record a Monza su quelle moto. E allora, in un piccolo repartino in ribalta, abbiamo cominciato ad allestire questa moto e quindi siamo andati a fare questi record a Monza nel 69 in due sessioni, una a maggio e una a ottobre, e abbiamo conquistato 15 titoli mondiali delle varie accelerazioni, velocità e tutto. Un solo pilota non poteva farcela. Un motore sì, un motore veloce, veloce più a lungo. Per la conquista di questi record vennero convocati validi piloti come Brambilla, Mandracci, Patrignani, Venturi e in due sessioni a maggio prima e ottobre poi, sulla pista di Monza, Laguzzi si accasa ben 19 primati mondiali, tra cui quello di velocità sull'ora, con 217 km orari di media. Durante i tentativi all'autodromo di Monza è presente anche l'ingegner De Stefani, direttore generale della Guzzi, che entusiasta per i risultati ottenuti avvicina Tonti e gli comunica ufficialmente la sua intenzione di costruire in serie un modello sportivo che completi la gamma delle V7. E questo è stato un là, perché è stato richiesto a Tonti di preparare anche una moto da corsa più leggera, più veloce, più performante, nonostante i record che abbiamo fatto. Allora Tonti ha cominciato a disegnare il telaio così, però al momento di realizzare il telaio c'erano gli scioperi, i famosi scioperi del 68-69, e con il blocco delle portinerie e tutte queste cose. E allora ha deciso con il suo telaista della Linto, perché lui preparava la Linto da corsa, di farlo a casa sua, e a casa sua, con i tubi che ha preso e roba così, ha realizzato un telaio saldato in vari punti che era, diciamo, accennava ad essere il telaio del V7 Sport in forma così sperimentale. Aveva anche un motore vuoto, cambio e così, e l'aveva assemblato proprio nudo così, e ce l'ha portato in fabbrica alla fine, all'inizio del 70, per cominciare a fare, infatti i disegnatori che avevano già i disegni, avevano già allestito tutti i disegni, poco dopo è arrivato il primo il vero telaio. Intanto noi avevamo allestito quel telaio, quel prototipo del prototipo, chiamiamolo così, abbiamo cominciato a vestirlo, a mettere questo e quell'altro, e abbiamo cominciato a tirarlo avanti. Poi è arrivato il primo telaio vero, che era, rispetto a quelli che seguivano poi dopo di serie, aveva i tubi da diametro 32 al posto che da 30, lo spessore era 1,5 mm, era leggerissimo, era molto poi bello rispetto al V7 che era grande, e così il telaio del V7 Sport era veramente piccolo. Tre le caratteristiche fondamentali ed espressamente richieste: 200 kg il peso, 200 km orari la velocità e 5 rapporti. Base di partenza naturalmente la V7, un bestione da 230 kg che superava di poco i 150 km orari e con 4 marce.
tante furono le modifiche apportate, dal telaio appunto cucito addosso al motore rialzato di 6 cm per una maggiore possibilità di piega in curva, alle sospensioni telescopiche scoperte Koenig, per poi arrivare al motore aumentato di potenza grazie a camere alzate, pistoni e cilindri in alluminio con canne cromate, carburatori da 30 e la scomparsa della dinamo a favore dell'alternatore. Grande attenzione viene infine posta alla trasmissione, modificando il cambio per ottenere appunto le 5 marce, elemento obbligatorio per una vera motosportiva. Mi ha incaricato di preparare i nuovi motori da V7 Sport e mi fa: arriveranno i pezzi dall'attrezzeria e tu comincerai a prepararli, metterli insieme seguendo il protocollo di montaggio e i pezzi vari, così, però dovrai modificare le teste perché saranno semi lavorate, tu dovrai finirle, imparerai a fare i condotti e quel motore lì, rispetto al motore dei record che dava 63-64 cavalli, questo dava già 70 cavalli. Poi, sistemato meglio con l'albero a camme e tutto così, abbiamo tirato fuori 80 cavalli, quindi il 7,5 da corsa e così aveva 80 cavalli. Viene realizzato un primo prototipo con serbatoio e sella della Linto, che viene subito assegnato al reparto collaudi diretto dal maestro Antonio Piazzalunga. Quando i nostri collaudatori si sono accinti a provarla, sono rimasti loro i primi ad essere stupiti, perché sono stati poi quelli che hanno determinato un po' anche alcune scelte tecniche e così, tra cui Piazzalunga, che è stato quello che l'ha provata più a lungo, e poi dopo Pasini, Gazzola. La moto è stata allestita con carenatura e tutta come si evince da alcune riviste, e siamo andati a Monza a provarla, tant'è vero che appena tolta dal banco, dal camioncino, dal 238, famoso 238, l'ho portata in giro io lì per il box, quindi ho avuto anche la fortuna di essere stato proprio uno dei primi a salirci, proprio a provarla per alcune decine di metri. Poi c'è salito subito Brambilla, c'era Brambilla e Mandracci che venivano dalla moto dei record e hanno cominciato a fare qualche giro di prova sul circuito grande di Monza, e quando dopo 3 o 4 giri si è fermato diceva: ma è una moto meravigliosa, non è la moto, il V7 che si ricordava, il V7, V7 Special che si ricordava dei record, ecco. È una moto bassa, bella, fa nelle curve quel poco che hanno provato, così come primo impatto, fa molto stabile, bella e tutto. E difatti poi hanno cominciato a inanellare giri sempre più veloci, sia Brambilla che Mandracci, e scendendo con un sorriso largo come tutta la faccia, ecco. Dopo le successive ed ultime prove affidate ai piloti, la V7 Sport passò direttamente al reparto produzione per la nascita dei primi 150 esemplari, totalmente assemblati a mano e con il caratteristico telaio rosso. Intanto le moto sono state 160 circa, anche perché, allora, prodotte 160, in serie vendute 150, perché altre sono state usate un po' dal reparto come telai, dal reparto esperimenti, per le corse, perché siamo andati al Boldor con due moto nuove, diciamo nel 71 al Boldor con due V7 Sport, nel 72 lo stesso con altre due V7 Sport, poi c'erano gli equipaggi francesi e inglesi a cui abbiamo fornito i telai, che erano telai di serie, diciamo con i numeri di serie, quindi una decina di moto è nata come telai per moto da corsa, avendo lo stesso numero di telaio, di seguito di quelli di serie, quindi le moto erano 160, 150 sono uscite in serie. Montate, difatti sono stato io al montaggio motori a insegnare come si faceva la fase del motore, a fare la fase d'accensione perché c'era uno spinterogeno diverso e così via. Ho avviato la catena appunto del montaggio motori. E poi le moto venivano montate su dei banchetti fissi, non sulla catena di montaggio, e c'era un gruppo di 4 o 6
operai che montavano le moto in questo modo, ecco, sono proprio state montate a mano quelle. Nei primi mesi del 72 la moto entra in regolare produzione con il telaio nero, diventando presto un oggetto da sogno. Fa infatti scalpore la velocità massima di 206 km orari, che fa della sportiva verde Legnano la moto di serie di quel periodo più veloce al mondo. Le V7 Sport cominciano a farsi vedere sulle strade di mezzo mondo. Non sono infatti solo italiani che richiedono la veloce motocicletta, ma anche il mercato americano, dove la strada è già aperta dalla monumentale V7 nelle versioni Ambassador e California. Il telaio è sempre uguale, perché è sempre in cromo lideno di uno spessore di 2 mm. E quindi fino alla fine produzione dell'S, del 750S, il telaio è sempre rimasto in cromo lideno, perché poi è arrivato De Tomaso e ha detto no, io voglio farli in acciaio perché costano meno, avrà risparmiato poco di soldi, perché il cromo, se poi andiamo in peso così, il cromo lideno non è che costa molto di più rispetto al telaio, dava però altre garanzie, rigidità, era più leggero, e i primi telai partivano dal VK11 111, quindi ne aggiungi 160 e da lì in avanti gli altri numeri sono tutti del telaio nero. Provata su strada per l'occasione, la V7 Sport si rivela estremamente maneggevole e comoda per essere una sportiva. Massiccia ed elegante nella linea, caratterizzata da fianchetti del serbatoio svasati e dal manubrio regolabile in altezza ed ampiezza. L'avviamento è elettrico, con il classico pedale del cambio sulla destra e il freno posteriore sulla sinistra. Freni che si presentano da subito un po' come il tallone d'Achille di questa motocicletta. Il tamburone a quattro ganasce anteriore e il doppia camma posteriore non forniscono infatti l'adeguata sicurezza di utilizzo, ed è per questo che la casa di Mandello compie un primo passo mettendo in vendita il kit 750 Sport prodotto dalla Brembo per l'aggiornamento al freno a disco anteriore. In marcia la moto è stabilissima, come un treno su rotaie, capace di un'accelerazione da 0 a 100 in soli 4 secondi e mezzo, infiammando tutti i motociclisti sportivi, che rimangono però frenati dal prezzo troppo eccessivo rispetto alle concorrenti italiane dell'epoca Laverda e Ducati. Se la potente SF della casa veneta la si poteva acquistare con 1 milione di lire e la Ducati 750 GT addirittura a 950.000 lire, per mettersi in garage la sportiva della Guzzi ci volevano ben 1.480.000 lire. V7 Sport è stata la moto vera, sportiva, che andava a incontrare Ducati e Laverda proprio sullo scontro delle moto sportive nelle gare e poi nelle sfide tra i vari diciamo clienti guzzisti contro laverdisti, così, che facevano le sfide di accelerazione, quando andavano a Genova alla domenica mattina si tiravano il collo l'uno con l'altro. Il V7 Sport era la moto che emergeva per la facilità della guida, le velocità erano pressappoco uguali per tutti, però la guida del V7 Sport si distingueva proprio, era proprio il punto forte del V7 Sport. Con la fine del 73 e l'imminente presentazione al Motosalone di Milano della successiva 750S, termina così la produzione della V7 Sport con 160 esemplari di telaio rosso e circa 3.500 di telaio nero. Poche, ma sufficienti per entrare nella leggenda.